Ed eccoci qui, ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex. Possiamo continuare immediatamente su Gundam Breaker 4 in versione PlayStation 5 e io direi che non bisogna perdere tempo, ma bisogna andare subito, vediamo un po', verso la modalità, si continua verso la storia oppure missioni in carico? Vabbè dai, andiamo ancora verso la modalità storia, poi per l'incarico avremo tempo, via. Avviamo questa missione, tanto sicuramente avremo qualcosa da fare o da dire. Sicuramente. Cosa farei? Una persona cara? Qualcosa che ami? Cosa intendi dire con rinunciare? Ecco, vediamo un po'. Yameru te koto desu. Sumimasen. Totsuzen myou na koto o itte shimatte. Konna koto game no naka de hanasu you na wadai de wa arimasen deshita ne. Issurei shimashita. Ma 励ましてくれているのですね。ありがとうございます。あ、そうでした。私、行きたいミッションがあるんです。先日はタオさんやリリンさんと楽しませていただきましたが、今日はあなたとご一緒させていただけますか? ありがとうございます。では iniziamo, quindi credo che ci sarà una bella missione da affrontare. Così proveremo il nostro nuovo equipaggiamento, ragazzi. Guardate qui, ma guardate. No, vabbè, ragazzi, è bellissimo. È veramente bellissimo e mette una gran voglia di essere giocato questo titolo. Ma veramente una voglia incredibile. Una voglia veramente incredibile, ragazzi. Quindi vediamo un attimino qui di fare come si deve. Stiamo calmi. Mamma mia, ragazzi, vediamo un po'. Fantastico. Poi magari possiamo andare anche in negozio ad acquistare qualche componente, ma vorrei sapere dove finiscono i componenti che noi acquistiamo, insomma. È una cosa che vorrei capire. Oppure, se le cutscene non durano molto, vabbè, comunque faremo qualche altra missione oltre questa, quindi ora stiamo tranquilli, perché qui da fare veramente ne abbiamo abbastanza, Ne abbiamo realmente abbastanza di cose da fare, quindi mettetevi comodi, perché di divertimento assicurato ce ne sarà in compagnia del vostro Diablotex, tranquilli. Sereni. Wow, mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vediamo un po'. Perfetto. Meglio di così non possiamo andare, ragazzi. No. Meglio di così non si può, assolutamente. Insomma. Qualcosina di buono possiamo fare, poi bisogna sempre vedere e capire qui, Stai buono. Forse mi sono dimenticato di inserire qualcosa, o forse no, vediamo. Qui abbiamo, vabbè, poi vedremo, insomma, più avanti. Tanto per adesso qui con l'attacco fisico
sto facendo abbastanza danno, ragazzi. Come si può ben vedere, sto facendo danno abbastanza, quindi possiamo stare veramente tranquilli e sereni qui, Chissà se arriveremo sui 40.000 di potenza, Sui 40.000 di potenza, perché sarebbe veramente una cosa molto bella. E sono anche curioso di raggiungere quei livelli. Direi di sì, Direi veramente di sì, via. Che divertimento, soprattutto se riusciremo a vincere, quindi... Ma io credo che non ci sono dubbi che riusciremo a vincere qui, ragazzi, Vai, ci sposteremo verso l'area successiva, che tanto poi, come sempre, farà tutto in automatico il nostro super Goompla. Ben assestato, no? Dal mio punto di vista è ben assestato. Quindi ne avremo da divertirci qui, ragazzi. Ne avremo veramente tanto. E ora vediamo qui. Perfetto, perfetto. Andiamo, andiamo. Ondata numero 2, ragazzi. Quindi siamo in missione e ad un certo livello. Siamo in missione ad un certo livello qui, A un certo livello di potenza. Vamos! È il nostro mech, ragazzi. Inizia a fare un danno impressionante, veramente impressionante, sì. Sarà anche tutta una questione di numeri, ma la potenza veramente, vabbè che poi in separata sede dovrò fare anche le missioni a livello difficile, quindi da fare, insomma, ne avrò da fare, ma anche voi, perché comunque seguirete i miei gameplay, quindi ne avremo da divertirci. Vediamo un po'. Vieni che ti attendo qui. Ti stavo aspettando, vediamo un po'. Ti stavo aspettando. Ti stavo aspettando a braccia aperte. Eh sì, veramente a braccia aperte ti stavo aspettando. Ero molto contento di affrontarti, no? Quindi, da un punto di vista... Sarà una battaglia ben strutturata, diciamo, Anche se comunque... Insomma... Ah, ma ne arrivano altri, quindi. Io credevo che era l'unico, e invece qui, ragazzi, la questione non è semplice. Non è semplice. Vediamo un po'. È una missione ben strutturata questa, devo essere sincero. È veramente una missione ben strutturata, sì. Ondata numero 2 terminata. Adesso avremo, secondo me, terminata. Adesso avremo la boss fight principale. Comunque stiamo andando veramente veloci qui, Sto andando veramente veloce, bello adrenalinico. Si va in adrenalina qui. Boss in avvicinamento. Mamma mia, ragazzi. Cosa gli racconto a questo? È enorme. Enorme. Sicuramente è un po' più preparato di me, ragazzi, sicuramente. Poi però credo che al momento sono ben preparato, Allora, qui dobbiamo colpire in questi punti che vengono
evidenziati, ma questo per farlo crollare e per fare più danno, capito ragazzi? Vabbè, avete capito come funziona, no? Dobbiamo rompere tutto. Sto facendo un danno immenso. È un danno immenso questo. Chissà se più avanti potrebbero esserci possibilità di potenziare dei componenti. Forse un po' troppo presto, perché qui ragazzi è sempre una sorpresa ogni volta che si sale di livello costruttore. Quindi bisogna sempre stare attenti su quello che viene sbloccato, eh. Bisogna stare attenti su quello che viene sbloccato, quindi... Bisogna stare molto attenti. Allora, io vorrei colpire qui, eh. Ok, lì era uno dei punti deboli, quindi... Allora, vi posso già dire che la battaglia, se continua così, andremo verso una vittoria assicurata. Non so se nel tempo limite, perché comunque... Abbiamo un tempo, una tempistica, quindi vediamo un po', insomma. Vediamo un po'. Per prendere il grado S, poi staremo... Staremo comunque a vedere qui, eh. Mamma mia, però. Queste battaglie qui sono comunque impegnative, ragazzi. Sono comunque molto impegnative, però le possiamo... La posso gestire, non sono preoccupato sulla questione, anzi, ci mancherebbe. Non sono preoccupato affatto, anzi. Guardate qui. Sto facendo veramente danno, eh. Sto facendo danno, sì. Voi dite che sto facendo danno? Ma certo. Ma certo che sto facendo danno, ragazzi. Andiamo. Sono curioso di vedere quanti punti riuscirò ad incassare da questa missione, eh? Sono curioso di vedere, sì. Sono veramente curioso di capire quello che posso prendere, insomma. Quello che posso... Ok, ok. Molto, molto bene. Vediamo un po'. Vai, recuperiamo un po' di vita, anche se non ero proprio in pericolo. Però è sempre meglio, come si dice, ragazzi? È sempre meglio fare le cose per bene, no? Eh sì, eh sì. È sempre meglio fare le cose per bene. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Ottimo, così ottimo. Veramente ottimo. Va molto molto bene, sì. Va molto molto bene qui, via. Bisogna colpire come si... Eh beh, bisogna colpire come si deve. Bisogna colpire come si deve qui. Mamma mia. Mamma mia. Devi star calmo però, eh. Queste qui sono le battaglie che fanno perdere un po' tempo. E credo che una volta che poi dovrò riaffrontarle, ovviamente per fatti miei, per fare un po' di completismo così via, ma anche per ottenere armi e armature un po' più potenti, più alte di grado, e io credo che lì ci vorrà ancora più tempo, perché giustamente aumentando il livello sicuramente poi sarà un po' più impegnativa la situazione. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi.
Che bello. Che bello. Ancora? Qui bisogna stare attenti, eh no, qui bisogna stare attenti. Manca un'ultima barra di energia qui, dopodiché abbiamo fatto... Dopodiché abbiamo fatto la missione, no? Eh sì, un'ultima barra. Anzi, vi dirò di più, secondo me a livello difficile qui saranno anche più barre da togliere. Oltre che più complessa la battaglia, quindi bisogna stare un po' attenti. Bisogna stare un po' attenti. Bisogna stare un po' attenti qui. Comunque sto picchiando molto bene, sì. Sto picchiando molto bene, dov'è? Dove sei? Mamma mia, ragazzi, però. Mamma mia. Mamma mia. Dai che è finita la battaglia, su. Immaginavo che non sarei riuscito con i 5 minuti che venivano richiesti, ma tranquilli, perché una volta che mi sarò potenziato come si deve, poi sono tutte cose che andrò a ripercorrere queste, quindi state veramente sereni sulla questione, sì. Veramente sereni sulla questione. Mamma mia, su. Andiamo. È andata, ragazzi, è andata, ma io ero tranquillo sulla riuscita della missione. Ero tranquillo, perché tanto ho visto che riuscivo a colpire con molta potenza. Quindi, wow, che potenza, ragazzi. Che potenza. Che potenza, via, andiamo. Ah, grado S raggiunto. 100. Mamma mia, ragazzi. 136.000 GP. Nuovo tipo di arma. Melee. Le armi melee usano attacchi aggiuntivi e attacchi velocissimi a bersaglio. A bersaglio singolo, adatti alle mosse per lo smantellamento. Oltre ad avere capacità di evasione eccellenti, tenere premuto a lungo l'input di attacco durante una combo crea una derivazione per un attacco consecutivo. Puoi premere rapidamente e estende il tempo di attacco continuativo. Fermi. Esempio, attacco melee. Attacco throw, input attacco a pressione lunga. Scuotimento del terreno, input attacco a pressione lunga. Vabbè, abbiamo capito. Andiamo. Abbiamo finito il capitolo 2, ragazzi. Capitolo 2 completato. Ma dai. Devi andare dove? Dove devi andare? Cos'è questa fretta? Per quale motivo? Ma certo. Ok. こんなお話をここでするのはルール違反かもとは思ったのですが、すみません。リアルのお話です。 Allora, vediamo un po'. E forse non è ecco, vabbè, discutere qui di queste cose, dove fuggiamo tutti dalle nostre vite reali, ma questo riguarda la mia. お嬢様と聞かれたこともありましたが、実際に我が家は地元で代々続く、いわゆる旧家と言われる類のものなのです。 一人娘である私は小さい頃から家を継ぐように教育をされてきました。
自由は少なかったですが、そのこと以外では苦労なく生活をさせてもらってきたのです。だからなのでしょうか、物事に淡泊な人間になっていたんですよね。これまで習い事やスポーツなど親から言われていろいろとやってきましたが、特に興味も湧かず、私それが学校の授業でネットゲームというものが紹介されて、高額のためにとたまたま目についた GB4 を始めてみたのです。性に合ったのでしょうか、生まれて初めて自分の意思でやりたいと思うようになりました。いつもは自分の立場もあってなかなか周りと馴染めないことが多いのですが、この世界では皆さんのように自然体でお付き合いいただけるので居心地も良くて、ただどうしても自由な時間を作ることが難しく、これまで誘われてもクランへの参加は敬遠していたのですが、皆さんとのプレイは楽しくて無理を承知で参加させていただいたんです。それが今リアルの方で少し問題が起きていまして、その対処でログインする時間もなかなか取れない状況で、この先の見通しも微妙なんです。でもとりあえず今はこの時間を楽しませていただこうかなと思っています。もしどうすることもできなければ、またその時に改めてご相談させていただいても良いですか。ありがとうございます。優しいんですね。あ、すみません、この話皆さんには内緒にしておいてくださいね。勝手なお話で申し訳ないですけれど。Nuovo capitolo sbloccato. Vabbè, una nuova funzione è stata sbloccata. Ora la sintesi è disponibile in assembla. Ah. Cosa sarebbe la sintesi? Vediamo un po'. Tanto comunque sarei andato. Ma qui cosa abbiamo? Fermi tutti. Un attimino, ragazzi, Allora, innanzitutto andiamo qui, perché adesso si sblocca una nuova funzione. Assembla, dovrebbe essere qui. La sintesi. Allora, vediamo cosa possiamo potenziare. Innanzitutto, perché è sempre bello farlo in vostra compagnia. Ok, vediamo un po'. Vediamo, Wow, dove possiamo aumentare di livello? Aumentiamo, ragazzi, qualunque sia la tipologia di robot, perché comunque fantastico. Vediamo, tranquilli, non chiuderemo qui il gameplay, andremo a fare una missione, vabbè, poi andiamo in carico, dovrebbe essere missione in carico. Ok. Vediamo un po'. Qui aumenta di brutto, ragazzi, Qui abbiamo aumentato i parametri veramente in un modo
molto costruttivo, sì. Vediamo un po'. Poi ovviamente andrò a vendere l'equipaggiamento che non mi occorre in separata sede, perché giustamente, ragazzi, non posso farvi perdere tutto questo tempo. Almeno faremo le missioni. Magari perderemo tempo per fare le missioni, giustamente. Vediamo un po' qui. Non credo avremo qualcosa di buono, Ecco, allora, qui è già equipaggiato, quindi molto molto bene, ragazzi, sì. Allora, però qui poi diminuisce tutto. Non ha senso. Non ha senso in quel modo, no, assolutamente. Se dobbiamo inserire un parametro e poi mandare a zero l'altro, dal mio punto di vista non so quanto abbia senso, Quanto abbia senso, no. Assolutamente. Non ha senso. Allora, vediamo un po'. Perfetto, via. Ora fermi, Io devo capire una cosa però, ragazzi, Ok. Fantastico. Ok. Allora, cambia, indietro, conferma. Perfetto. Applicherò le modifiche giustamente. Usciremo da qui. Adesso faremo una missione in carico, ragazzi. Non chiudiamo il gameplay in questo modo, però datemi tempo che vado a controllare. Vado a controllare una cosa un attimino. Cos'è questo? Utilizza console. Qui cos'è, ragazzi? Ecco, le sale del clan sono accessibili solo ai membri del clan. È necessaria una connessione alla rete. Ok. No, per adesso non voglio far parte di nessun clan. Quindi le cose vanno bene così, ragazzi. Vanno veramente bene così. Quindi immediatamente andremo in missione. Poi magari posso crearlo anch'io un clan, Ma andiamo in missione, via. Allora, la storia, il capitolo 3 verrà avviato nel prossimo episodio. Quindi chiuderemo questo episodio con una missione in carico. E per quanto riguarda le missioni in carico, siamo ancora al capitolo 1, ragazzi. Quindi non è detto che il prossimo episodio potrei fare tutte missioni in carico, Ve lo dico, può succedere anche questo. Io ve lo comunico. Magari faremo uno o due gameplay di tutte missioni in carico e poi si ripartirà con la storia, perché bisogna abbinare bene tutto per potenziare il nostro Gunpla e andare avanti nel miglior dei modi. Quindi non me ne volete, ragazzi, ma bisogna strutturare bene le cose. Quindi bisogna fare le cose come si deve, con calma, anche perché ho detto che è un titolo che voglio portare sul canale in maniera molto completa, perché non è detto che appena sarò potente che magari chiudiamo la modalità single player, magari porterò anche qualcosa di multiplayer, ragazzi, quindi vediamo, perché potrebbe essere molto divertente ed interessante. Vediamo un po'. Fantastico. Anche le missioni in carico sono ben strutturate e comunque si ottengono. Ecco, magari poi alla fine di questa missione andiamo a comprare qualcosina nel negozio, Così abbiamo fatto un gameplay abbastanza completo, visto che abbiamo, ho anche molti crediti. Quindi
Quindi va bene così, insomma. Va molto bene così, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Ho potenziato il mio robot, il mio Mac, non più di tanto, è un potenziamento leggero, come avete visto, da 37.000 a 39.000, vabbè. Pian pianino faremo tutto, pian pianino aumenteremo a livelli stratosferici, questo ve lo posso garantire. Ve lo posso garantire, quindi. Cosa vuoi fare? Insomma, ditemi un po' cosa volete fare, perché qui bisogna fare le cose per bene, ragazzi. Non è che possiamo lasciar tutto in sospeso, assolutamente no. Vai. Prima ondata terminata, seconda ondata, terza ondata e missione conclusa. Comunque credo che nel prossimo episodio andremo avanti con tutte le missioni in carico, eh. Credo proprio che succederà questo. Ho già in mente cosa fare, quindi preparatevi, preparatevi, perché bisogna far tutto. Mamma mia, adesso? Perfetto, ragazzi, perfetto. Una potenza distruttiva. Non ho paura di nulla, eh. Non ho paura di nulla, ragazzi, assolutamente. Non ho paura di nulla. Se devo essere sincero, non ho paura di nulla. Va bene, va molto bene. Va molto molto bene, sì. Vediamo un po'. Ok. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Li sto devastando tutti. Nemico in avvicinamento, quindi. Ah, siamo già su questa fase. Io avrei detto nemici in avvicinamento, visto che ne sono due. Comunque. Comunque. Va bene così, ragazzi. Va veramente bene in questo modo, eh. Va veramente bene. Andiamo. Dovete star calmi però, eh. Dovete stare calmi qui. Non è che dovete rompere. E non voglio aggiungere altro, eh. Non voglio aggiungere altro. Comunque siamo molto più potenti, eh. Però bisogna sempre stare attenti alle boss fight. Ondata 2 completata. Ondata 2 completata, ragazzi. Andiamo. Abbiamo preso il ritmo, sì. Adesso non so cosa ci sarà. Di che livello sarà. Vabbè, lo scopriremo insieme, tranquilli. Mettetevi comodi, che tanto. Voi mettetevi comodi, ragazzi. Ah, sono in 3. Va benissimo, non è un problema, eh. Non è un problema. Iniziamo in maniera molto aggressiva qui, eh. Più aggressivi siamo, e meglio è. Veramente più aggressivi siamo, meglio è. Dal mio punto di vista, poi vediamo. Sì, ma non si può andare avanti così, ragazzi. Qui bisogna fare le cose come si deve. Vediamo un po'. Comunque è una battaglia. Io sono tranquillo, eh. Sono tranquillo, quindi figuriamoci. Io qui ve lo dico già, ragazzi, che appena inizierò a
a prendere componenti abbastanza distruttivi. Si crea un bordello qui. No, io ve lo dico, già so come va a finire. Minimo farò 100 ore di gioco su questo titolo. 100 ore, ragazzi. Guarda, io non dico nulla, ma già so come finirà la situazione, quindi. So già come finirà la situazione, quindi stiamo tranquilli, perché sarà una questione molto. 56.000 GP e andiamo. Rango costruttore 7. Credo che il massimo sia 99. Credo. Nessuna nuova arma ottenuta, nel senso una nuova tipologia di arma. Ok. No, è giusto per far capire un attimino cosa intendo, altrimenti. Allora, come promesso, ragazzi, andiamo qui nel negozio, spenderemo qualche credito, perché è anche giusto spendere. Pezzi costruttore. Compra. Scatola Gunpla. Pezzi costruttori. Icona casco. Ecco, compriamo un'icona casco. Vediamo un po' una bella. Vediamone una carina, dai. Giusto per. Vabbè che prima o poi le acquisterò tutte, quindi via. Faremo acquisti qui, eh. Diorama Gunpla, oggetti sfondo. Ok. Scatole Gunpla. Vediamo un po' quanto costano qui, eh. Non costano poi così tanto, eh. Ma io vorrei capire solo una cosa, ragazzi. Una cosa voglio capire. Ma se io adesso acquisto, per esempio, questa scatola qui, no? E acquisto, giustamente. Poi queste si possono acquistare all'infinito, perché comunque restano. Vabbè. Allora, prima di chiudere l'episodio, ragazzi, così poi non perderemo tempo nel prossimo episodio. Ecco, stavo già sbagliando. Ritorno nella mia stanza e andiamo a potenziare il mio Gunpla. Poi chiuderemo il gameplay, così nel prossimo episodio si parte direttamente come si deve. Partiremo direttamente come si deve. Anche se. E faremo un episodio con tutte missioni in carico, una dietro l'altra, ok? Vediamo un po'. Vediamo se posso potenziare leggermente. Ovviamente in base ai componenti che ho ottenuto. Ma ho fatto una missione in carico, quindi non ho ottenuto grandissime cose. Quindi vabbè, comunque. Vediamo un po'. Tanto faremo subito. Oramai siamo pratici. Io sono pratico, ma siamo pratici un po' tutti oramai. Quindi. Ok. Qualcosina abbiamo ottenuto comunque. Anche se è roba di poco, ragazzi. Però. Qualcosina abbiamo ottenuto. Ho ottenuto, quindi. Vediamo un po'. Siamo quasi al termine, tranquilli, buoni. Perfetto. Vediamo un attimino. Ok. Molto molto bene, sì. Eh no, lì non conviene, ho detto.
È lo stesso discorso che ho fatto in precedenza, prima, ragazzi, non conviene alzare un parametro e abbassarne poi uno totalmente, non ha senso, non è molto costruttiva la situazione, quindi almeno per come la penso io, poi ognuno può dire quello che vuole, ma vediamo un po'. Perfetto, allora ragazzi, io qualche modifica credo di averla apportata. Il vostro Diablotech si chiude qui, un altro episodio per quanto riguarda Gundam Breaker 4 in versione PlayStation 5. Spero che, come sempre, questa serie sia di vostro gradimento. Vi ricordo, come sempre, magari se vi va, se avrete voglia, di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e di iscrivervi sul mio canale YouTube. Vi ripeto che nel prossimo episodio credo che farò tutte missioni in carico. Poi vediamo, potrebbe essere di sì, potrebbe essere di no. Lo scopriremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi e un saluto dal vostro Diablotech e come sempre grazie per il vostro fantastico supporto. Ciao!